Una tecnica molto utile per imparare a studiare velocemente bene è la tecnica di imbuto. In cosa consiste questa tecnica? Beh, supponiamo di dover preparare un esame che ha un libro da studiare di 650 pagine. Allora, come dobbiamo approcciarci a questo esame, a questo libro? Partendo, una tecnica di imbuto vuol dire partendo dal largo e scendendo verso lo stretto. Quindi dobbiamo avere prima una panoramica generale del libro. Quindi, prima cosa, guardatevi l'indice per avere un'idea sugli argomenti. Seconda cosa, per avere una panoramica generale, è molto utile utilizzare la lettura verticale anziché la lettura orizzontale. Noi quando leggiamo siamo abituati a leggere parola dopo parola in modo orizzontale. Però per avere una comprensione generale di quello che è l'argomento, si può leggere in modo verticale. Leggere in modo verticale vuol dire leggere una parola per riga, alle volte anche saltando qualche riga, quindi imparando a muovere gli occhi in questo senso. In questo modo leggeremo molto rapidamente, ovviamente non tutte le parole scritte sul libro, ma bastano poche parole per avere chiaro un concetto, soprattutto se all'inizio si è già un po' sfogliato l'indice degli argomenti. Si è fatto diciamo, si è dedicato un quarto d'ora, mezz'ora proprio a sfogliare il libro per prendere confidenza. Leggere in modo verticale ci dà l'idea di quello che c'è scritto nel libro. Poi ovviamente dipende molto dalla materia. Ci sono materie dove ci sono magari scritte delle formule matematiche. Ovviamente tutto questo va saltato perché noi dobbiamo avere un quadro generale della situazione. Se uno diventa bravo, in un libro di 650 pagine può anche essere letto in modo verticale in un'ora, un'ora e mezza, 2 ore. Una volta che si è letto, diciamo, questo libro in modo verticale, quindi si ha una panoramica molto molto generale, è molto utile formalizzare questa panoramica prendendo un foglio, dovete sempre tenervi un foglio con voi dietro, un foglio dove vengono presi degli appunti, delle parole, le parole chiave del libro, in modo tale da essere in grado di poter fare un riassunto generale del tutto. Questo riassunto generale vi conviene ripetervelo una volta che è stato fatto, diciamo, scritto in parole chiave, in modo tale che poi voi con poche parole chiave riuscite a ripetervi il riassunto generale del tutto. Quindi, che cosa tratta l'argomento, quali sono i punti fondamentali, insomma un riassunto generale, in modo tale che se poi all'esame mi verrà chiesto qualcosa di generale, voi comunque avete una panoramica complessiva del tutto. Una volta fatto questo, bisogna iniziare a scendere di più nello specifico. Ovviamente non va seguita la sequenza cronologica. Per scendere di più nello specifico, avuto il quadro, cioè avendo chiaro il quadro generale del tutto, dovete andare a focalizzarvi sul nucleo fondamentale. Cioè, fatevi questa domanda: in questo libro, se mancasse questo capitolo, non si capirebbe nulla. È il nucleo fondamentale. Ecco quindi che è un lavoro che potete fare soltanto se avete appunto questo quadro generale. Una volta che avete identificato il nucleo fondamentale del libro, allora lì fate uno studio sistematico. Prendetevi dei post-it, prendetevi una matita per sottolineare e scrivetevi sui post-it i concetti chiave di questo capitolo centrale, in modo tale da farvi una mappa, una mappatura, diciamo, delle cose fondamentali, una mappa concettuale dei concetti fondamentali, e poi sottolineate, leggete in questo caso in senso orizzontale, soffermandovi. L'importante è non lasciare passare parole sconosciute, perché nel momento in cui voi leggete qualcosa e non capite una parola, due parole, tre parole, lì resta un buco nella vostra mente e non riuscite ad afferrare il concetto. Quindi è fondamentale anche, tramite un vocabolario online o quello che è, riuscire a avere il significato chiaro di tutte le parole che leggete. Questo nucleo fondamentale dovete sviscerarlo in tutti i modi. Una volta che è stato sviscerato il nucleo fondamentale, il tempo
necessario che serve, dovete andare a fare tutti i collegamenti a livello di mappa concettuale con il nucleo fondamentale, che significa trovare via via gli altri capitoli che sono collegati e iniziare, diciamo, a studiare approfonditamente quelli molto collegati e rifare una lettura orizzontale per quelli invece molto scollegati. Ecco, con questo metodo ho creato una ragnatela per cui assimilate proprio i concetti e i contenuti in modo molto molto rapido e soprattutto restano impressi nella vostra memoria. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi anche sul blog http://www.soluzionivip.com. Ciao a tutti!